thank mm -hmm. you Nome Mizzotti Nome Simone Soprannome Lollo Origine Italiana Cremasca Nato il 15 maggio 1983 A Crema Residenza Via Borgo San Pietro, eh, 43 Crema. Ma scusa, devo dire tutto l'indirizzo, sarà giusto così? <ride> Paese. Sabbioni. Città. Crema. Stato. Italia. Via. Via da qui. CAP. 26.013. Stato civile. Celibe. Sesso. Maschio. Titolo di studio. Laurea in fotografia, che è tutto e niente. Professione. Fotografo. Segni particolari. Nessuno. No, ce ne sono parecchi. Quali? Non lo so. Motivi del viaggio. Eh, voglia di scoprire. Di conoscere e soprattutto la curiosità intenzioni. Ce ne sono tante, tante idee, e devo ancora forse trovare la strada giusta. Quando eri ragazzo, cosa pensavi di che avresti fatto da grande? È eh, una bella domanda questa, perché ci sono arrivato tardi a quello che sto facendo eh, attraverso diciamo tante, tante esperienze. quindi non avevo le idee chiare, quello sicuramente. Forse è stato grazie a dei viaggi che ho intrapreso quando ho terminato la scuola. Ho iniziato appunto a delineare mentalmente che la fotografia potesse essere una strada che, che mi interessava. Infatti dopo un viaggio eh, di sette mesi in Sud America, eh, che precedentemente mi ero licenziato dal, dal lavoro che facevo, eh, sono arrivato a capire che volevo appunto dedicarmi alla fotografia, quindi mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti a Brescia e ho fatto un percorso triennale eh, proprio studiando la fotografia e quindi da lì ho deciso poco a poco di intraprendere questa, diciamo, questa attività. Non hai mai immaginato di fare un altro lavoro? Ho una, un ricordo che avevo trovato anche recentemente a casa eh, cercando un po' rovistando un po' in qualche scatolone dei libri delle elementari ho trovato questa fotocopia con tutta la classe delle elementari che diceva che cosa voleva fare da grande no? e io avevo scritto specificato che volevo fare l'elettricista forse un po' da diciamo dal un po' da mio padre che era appassionato, non faceva l'elettricista però era appassionato anche eh, a livello di meccanica, elettrauto lo faceva da, da giovane. Quindi l'idea era quella da bambino, poi dopo fortunatamente sono riuscito a rientrare e a dedicarmi ad altro. Prima fotografia che ti ha fatto capire che non era più solo una fotografia, ma se, avrebbe potuto essere qualcos'altro, diventare un lavoro o avere un significato diverso. Forse è stato il primo anno di accademia eh, quando eh, ho iniziato a scoprire una serie di autori, eh, tra cui Luigi Ghirri, eh, magari lo menzionerò anche spesso, però è una figura veramente importante per me. E, e appunto subito dopo aver conosciuto questi vari autori, questo nostro professore ci presentava eh, appunto questi, questi fotografi, eh, ho iniziato a sperimentare con la fotografia analogica utilizzando la macchina di mio padre, una reflex analogica. E, e forse la prima fotografia che mi ha fatto capire che volevo fare questo tipo di lavoro o comunque di ricerca personale. È stato durante la documentazione eh, all'interno della casa di mia nonna. Eh, diciamo che i primi progetti sono stati più legati a una memoria personale, eh, anche perché c'era la possibilità, come dire, di accedere spesso, insomma, di, di ritornare su in quei luoghi eh, a livello quotidiano no? e quindi di poter sperimentare. Quindi la prima vera fotografia forse è stata proprio all'interno di questi ambienti che mi ricordavano appunto quando ero piccolo. e Il fatto di fare quel quel progetto e poi vederlo sviluppato, stampato, quindi è passato anche un lasso di tempo prima di vedere le immagini, eh, la restituzione che ho avuto è stata proprio quella che, di, di sorpresa anche, no? quindi mi ha fatto capire che effettivamente eh, c'era del potenziale in quel tipo di strumento che è la fotografia. Ma questa fotografia della casa di tua nonna, riesci a farcela vedere con le parole? Eh, praticamente il progetto è partito da casa di mia nonna materna, eh, in questi ambienti che erano principalmente le stanze che poco a poco si stavano svuotando. Eh, perché appunto eh, i miei nonni non riuscivano più a salire, ad accedere al piano superiore, quindi avevano trasferito tutte a, tutta la stanza di sotto, quindi quello che mi interessava realizzare era mh, fermare attraverso la fotografia questi segni eh, che nel tempo avevano lasciato una traccia. No? Quindi fondamentalmente avevo fotografato eh, la moquette con questi segni lasciati appunto dal letto, dall'armadio, eh, oppure proprio spostando l'armadio era rimasta la pittura eh, ancora pre precedente. No? E, e quindi quello che mi interessava era documentare tutti questi spazi attraverso appunto questo gioco di, di presenza e assenza che da una parte si stava trasformando. No? Quanti e quali viaggi ti hanno influenzato e perché? Viaggi importanti sono stati forse la scoperta di questo, eh, di questo paese in Sardegna che si chiama Armongia e a cui sono veramente molto legato e infatti ne è nato proprio un progetto e da quasi dieci anni sta continuando a evolversi e spero appunto l'anno prossimo che Riuscirà a diventare finalmente in forma libero un progetto come dire, eh, che ha un inizio e al momento una fine, perché poi una fine non c'è mai: nel senso che eh, l'esperienza continua a esserci. E, quello che mi interessa, di, ad esempio, di questo luogo è stato proprio la, la sorpresa nel non conoscere assolutamente la storia, che ha una storia molto importante eh, come luogo e quindi la sorpresa di, di essermi trovato all'interno di un ambiente, di un territorio che mi sono sentito subito a casa in qualche modo, mi sono sentito eh, di aver trovato un legame con, eh, con le persone stesse, col, con l'ambiente, il territorio, il paesaggio, no, che non è poi neanche tanto un viaggio perché era un'esperienza di lavoro, ci sono capitato per fare una residenza artistica e quindi da lì in poi è stato una, come dire, un susseguirsi di, di sperimentazioni, di ricerca, di confronto e ne è nato appunto un progetto che non è più un progetto ma proprio una sorta di, di, di esperienza di vita cioè continua e sempre in evoluzione C'è stato qualche posto in ospitale? che però ti ha interessato dal punto di vista fotografico? Sono molto consapevole di essere legato tanto a questo territorio in cui sono nato, cresciuto, eh, questa campagna cremasca che indubbiamente è l'aspetto che poi mi interessa di più, no? No, da un punto di vista fotografico ma anche personale, eh, però appunto c'è sempre stata questa ricerca sempre al di fuori. No? Eh, ma da una parte credo che siano stati appunto all'inizio un po' i viaggi che mi hanno portato a, a, ad avere più interesse nel guardare al di fuori le cose. E, e sì, ci sono stati alcune esperienze dove ho trovato un certa, una certa difficoltà di adattamento, quando invece poi sono sempre, sono sempre stato abituato ad adattarmi a, a, agli ambienti, alle cose, alle varie situazioni. Fotografo meglio dove sto meglio le case dei nonni, in che modo fotografavi un'assenza, no? E ti chiedo se eh, fotografi l'assenza. Il tema, diciamo, dell'assenza, che è un tema, cioè più assenza che viaggia sempre sullo stesso binario, anche della presenza, perché comunque eh, la fotografia da una parte ha questa possibilità di interrogare, no? Far fuoriuscire questa assenza, anche se poi comunque in un modo presente tu includi qualcosa all'interno di un'immagine, no? È una tematica che poi si lega all'idea della memoria, comunque la memoria che può essere personale o comunque collettiva, anche dipende poi dai progetti, no? In quel caso è una memoria indubbiamente molto personale. Il rischio è che allo stesso tempo è stata come una sorta, chiamiamola anche, di terapia per me, no? Eh, perché mostrare una, una propria memoria, una propria soggettività anche agli altri a volte non è semplice. Il valore della copia nella fotografia, cioè una fotografia una volta aveva il negativo, adesso cioè, tutto è copia. Chiedo sempre anche ai miei studenti eh, questa... Quante immagini scattano, che ne so, in un mese, quante immagini hanno sul telefono. Arriviamo a 15.000, 20.000 immagini, 8.000 immagini. Cioè che è un numero veramente enorme e quante di quelle immagini noi andiamo a ricordarcene. Secondo me è veramente poche. Se già ce n'è una, forse è già tanto, no? Fargli capire, ad esempio a loro, che sono tutt'altra generazione, l'importanza di avere qualcosa in mano, che si possa toccare... Eh, banalmente anche annusare, che comunque insomma, la fotografia a parte, nasce da, da qualcosa di materico no? e quindi credo in questo tipo di importanza di, di riuscire a passare tra eh, qualcosa che adesso è completamente digitale, quindi si trasforma e si realizza attraverso solamente eh, appunto schiacciando un bottone come si schiacciava prima, però il processo è completamente diverso. No? Eh, quindi, questa visione immediata che abbiamo delle cose, secondo me è il rischio è che ci porta anche a, a non osservare in un certo modo forse anche le cose che ci circondano. No? E quindi, per me è importante, eh, quindi sono molto legato alla fotografia analogica anche per questo aspetto. Cioè, mi ricordo questo mio professore diceva sempre che eh, magari adesso, come adesso, è necessario il fatto del cambiamento e che quindi magari quello che vediamo noi del passato può essere solo un aspetto romantico. No? Però a me, per me la fotografia analogica ha questa possibilità di permettermi di osservare le cose con un certo tempo, con un certo ritmo, eh, di, di riflettere, quindi decidere di scattare nel momento giusto, ma non tanto al momento decisivo di Bresson, tanto per dire, ma al momento... Che ritiene opportuno perché ci sono tutti gli elementi che combaciano e, e poi c'è l'attesa, l'attesa di appunto aspettare che queste immagini vengano sviluppate e poi però il processo alla fine essendo digitale poi arriviamo a doverle visionare come? Digitalmente, poi chiaro l'idea è, è, sempre tornando all'idea dell'archivio, di creare una sorta di archivio anche di piccole stampe, di provini. E... Il prossimo viaggio è un viaggio diverso rispetto agli altri, è stata regalata, è questa panda vecchia, quindi la sto facendo sistemare, l'idea è fare un viaggio in Sardegna con questa macchina, perché poi anche negli anni indietro ho sempre viaggiato un po' con la Vespa, questo Vespino, quindi l'idea è partire nuovamente, fare una tipologia di viaggio così un po' on the road, in modo avventuroso, con una tenda sopra il tetto. Ho finito le superiori, sono andato dopo tre giorni a lavorare subito di fianco alla scuola, che in questo autoricambi, e quindi con un mio amico ci siamo licenziati, lui faceva il ferroviere e siamo partiti per il Sud America così un po'... A cazzo? E ha funzionato, lui adesso fa anche lui professore, insegna spagnolo. Siamo tornati, lui si è iscritto a lingue, mi sono iscritto a fotografia. E mi ricordo mi ricordo appunto già con quegli anni lì, appunto la figura di mio nonno, che è stata un'altra figura importante per me. E quando gli ho detto eh parto, vado in Sud America, mi licenzio, e lui mi fa dove vai? Che l'America le che È vero, cioè, se osservi un po' tutte le immagini che realizzo, eh, c'è cioè sempre dentro pochissime persone, ma perché è proprio un'idea eh, di concentrarmi più su quell'aspetto del, del paesaggio. Eh, forse perché da una parte non devo avere anche un confronto, un rapporto, non devo chiedere permesso fondamentalmente. Poi dopo in alcuni progetti o comunque negli ultimi anni un po' di ritrattistica ho iniziato a farla, la faccio anche per lavoro, eh, però appunto è una dimensione diversa, c'è questa esigenza di rapportarti in un certo modo con la persona, devi provare anche a entrare in simpatia, in empatia. E quindi il paesaggio è appunto la parte più importante di, del mio lavoro e sì, ci sono sempre dentro poche persone, perché riesco, come ti dicevo, a ordinare, a mettere in, in linea tutto quello che, che, che vedo, osservo e comporlo senza dover spostare nulla, no? È già lì pronto e, e va solamente osservato. Quindi la fotografia è un canale che di per se stesso vive e non va correlato di un titolo, di una di, di una didascalia. didascalia o una spiegazione addirittura eh, vocale. Ci sono fotografie e fotografie, cioè quindi linguaggi fotografici che alcune hanno l'esigenza di, di essere descritte. Di, Etichettarle tra virgolette, con un titolo, no? per il tipo di fotografia che faccio io, a volte forse sì, magari l'esigenza di solamente come dire, sottolineare dove è stata realizzata, magari. Poi come dici tu, è vero? Eh, la fotografia è lì per essere vista, eh, a volte può parlare da sola, ci può parlare, a volte invece dipende sempre dal tipo di, di sensibilità che ognuno possiede per vedere certe cose, no? Quindi quando ti dico che cerco di spiegare è per andare incontro a delle persone che capisco che non hanno magari gli strumenti anche per osservare certe cose. No? Quindi è lì che cerco di trovare questo punto di mediazione. No? Però la maggior parte delle volte sì, mi interessa che la fotografia venga, come dire, una volta messa a muro, una volta pubblicata, eccetera, che adesso è la cosa principale che si fa, eh, che poi prenda vita da sola. Nello specifico, questo progetto su Armongia vuole essere appunto la finalità, eh, vorrei farla diventare appunto in forma di libro, e ci sto lavorando appunto da, da qualche anno. Ho realizzato anche un piccolo e infatti, guarda, ad esempio, qua si vedono anche dei ritratti. Perché chiaramente mi interessa in questo progetto far emergere anche le persone eh, del luogo che, che lo abitano, no? E, e quindi ho realizzato il dammi anche perché mi serviva di capire se la selezione fosse coerente, eh, il fatto di, di sfogliare le pagine come percepiamo questa, questa successione, questa scansione. e Chiaramente poi il lavoro è proseguito, quindi ho un archivio veramente ampio. E quindi eh, ri, dovrei rimettermi nuovamente da capo e rivedere tutto, eh, tutto dall'inizio praticamente. Quindi questa fa, fa parte di una selezione, credo, intorno dal 2014 fino al 2019, forse, una cosa così più o meno. Eh, come, e, e ci sono immagini appunto che raccontano un po' quello che è, che è il paesaggio, il territorio, l'abitato, le persone. Eh, ad esempio, soprattutto nelle immagini, forse eh, troviamo spesso Tommaso, che, che è questo mio amico che, appunto, mi ha accolto e mi ha ospitato la prima volta che sono capitato da Armungia, ed è il nipote anche di Emilio Lussu. Quindi, insomma, è una figura indubbiamente importante per Armungia e per gli armongesi, ma anche poi per la storia eh, d'Italia, che, insomma, è una figura indubbiamente da da approfondire. E quindi questi sono proprio tutti i provini che, che mi servono proprio per costruire questa, questa identità in forma libro e, e vediamo se, se riuscirò. L'anno prossimo sono eh, dieci anni che, che vado in questo, in questo luogo, quindi vorrei coronare come dire questo anniversario con la realizzazione di questo libro. No? Questo qui è appunto il DAMI, vabbè, proprio una sorta di bozza è stampato e anche con un altro tipo di qualità di carta, eccetera, e si nota subito anche rispetto ai provini, però eh, come vi dicevo mi serviva di capire come strutturare poi tutta, tutta la scansione e far emergere appunto la, la bellezza, la, la forza anche di questo territorio dove il L'incipit del lavoro è stato appunto la memoria ehm, dove appunto attraverso questi contatti che avevo avuto con le persone nel paese mi raccontavano di come stesse cambiando questo territorio no? e, e quindi l'idea era fondamentalmente quella proprio di ehm, attraverso i loro racconti, attraverso la mia percezione eh, di questo ambiente che non conoscevo eh, far emergere quello che erano appunto eh, queste caratteristiche, no? E infatti si può, si può notare come eh, dall'inizio del progetto poi il paese ha subito una sorta anche di eh, ristrutturazione a livello proprio dei, di piazze, alcune abitazioni o l'abitazione stessa del mio amico Tommaso. Quindi si può vedere proprio anche un cambiamento. No? Poi chiaramente è virato non più su questa idea di, di memoria, ma comunque di collettività. Una delle foto che sono molto legato è questa, questo ritratto collettivo del paese eh, che è stato realizzato tramite la chiamata attraverso il bando. È appunto un avviso pubblico che viene eh, lanciato in filo diffusione per tutto il paese. Quindi praticamente abbiamo eh, scritto queste questa questa chiamata questa adunata per realizzare questo ritratto collettivo in prima occasione sono venute circa un'ottantina di persone e l'ultima l'abbiamo fatta l'anno scorso perché c'era una signora che compiva cent'anni eh, zia antonia se non sbaglio e quindi abbiamo realizzato nuovamente questa immagine con eh, quasi 300 persone <music> È stato il lavoro che ho realizzato all'interno eh, del campo profughi di Domeni in Grecia, quando c'era il problema eh, appunto di, di questi profughi che arrivavano dalla Siria. Eh, quando sono arrivato io a maggio del 2016, c'erano all'incirca 15.000 persone. Eh, C'è chi aveva queste tende della Quechua, eh, tende quelle dell'UNHCR e c'era chi invece si sì, autocostruiva queste, queste tende no? e sempre con eh, anche qui la prima cosa che ho sempre detto come una forma di rispetto anche no? queste, queste diciamo, abitazioni l'idea era quella di vederle proprio da un punto di vista architettonico no? quindi come se fossero vere e proprie costruzioni infatti anche la scelta del bianco e nero ed è una cosa particolare perché di solito realizzo sempre progetti a colore e, e quindi questa è stata la prima immagine che ho realizzato ed è partito tutto. Diciamo che senza pensarci, ho cercato l'inquadratura migliore, ad esempio, di questa, di questa tenda, e a un certo punto mi sono trovato schiacciato con l'altra tenda. Quindi ho deciso di realizzare questo progetto dal punto di vista dove l'inquadratura venisse determinata appunto dallo spazio che c'era tra una tenda e l'altra, no? a livello umano, molto, molto forte come progetto. Ho dato questo titolo Fortezze anche per identificare un po' perché quello, quello che avevano era questo. Queste sono immagini realizzate, anche quelle di Armungia, sono tutte immagini realizzate in medio formato, che è la scelta principale che, che su cui mi concentro, perché mi interessa appunto far emergere anche una serie di dettagli, e quindi il medio formato ha questa, questa possibilità e questa forza anche forse legata proprio... Ha un formato più grande rispetto al 35 mm e soprattutto legate all'utilizzo di certe macchine si ha la possibilità di andare a incidere maggiormente sull'immagine. No? Invece l'idea di utilizzare il grande formato, quindi il banco ottico, è più una pratica diversa, nel senso che è una macchina che non ti permette di essere agile. No? quindi la utilizzo solamente quando devo cercare e so già cosa devo realizzare, se magari qualche paesaggio predefinito, eh, già studiato prima, perché il grande formato ha la possibilità appunto poi di, di avere un ulteriore dettaglio in più, no? e, però appunto indubbiamente il medio formato è diciamo il mezzo che preferisco, un 80% tutto improvvisazione, cioè quindi quel discorso che facevamo all'inizio sul farmi trascinare dalle cose, è farmi è, come dire, abbagliare no? da certe situazioni che non conoscevo, no? quindi molto è quello. Poi c'è una parte di studio pregressa che serve comunque, però lasciarmi guidare da quello che mi trovo di fronte. Il paesaggio periferico è la cosa che mi interessa di più, quindi è quasi quell'aspetto, tra virgolette, non abitato. No? che poi allo stesso tempo è abitato, è utilizzato vuoi, dall'agricoltura eccetera. Passiamo anche attraverso so, la città, le persone. Il primo aspetto forse legato soprattutto all'idea dell'ambiente, alle mie origini, no? un po' dico contadine ma perché la mia famiglia ha quelle origini, quindi forse eh, quegli aspetti che vi dicevo da bambino che mi hanno colpito, mi hanno aiutato a costruire una mia, come dire, una mia estetica. Eh, adesso ne sono venuti fuori e sentivo forse l'esigenza di doverli, come dire, far venir, farli venire fuori sempre di più. Quando poi ti confronti con un cliente, no? Eh, eh, C'è sempre dentro la prerogativa di, di fargli percepire, indubbiamente, il mio linguaggio fotografico, quindi prima di tutto, perché magari scegliere me piuttosto che un'altra persona, no? Eh, e anche, anche questo è una cosa importante, fa, soprattutto legata al, nel mondo commerciale. Riuscire a far capire la tua propria attività, la tua propria idea di fotografia. E non è sempre facile, perché potrebbero essere simili a tante altre, no? Quindi fagli provare a far capire qual è il tuo valore aggiunto in più, no? quindi lo scarto che c'è tra me e un altro fotografo. No? Ci sono dei linguaggi a livello commerciale che vanno eh, come dire, seguiti, vanno consegnati, quindi lì ci sono delle regole molto più ferre da seguire, no? però poi cerco sempre di, di avere quella possibilità di, di giocare dentro con la mia idea o il mio modo di vedere un'architettura. Che ognuno ha una propria estetica, cioè un proprio bagaglio culturale per cui quello che, fa, che si fa e quello che facciamo, quello che faccio io, è dettato anche da, dalla mia crescita, dalla mia cultura, dal mio, dal mio percorso di studi o dal mio, dagli interessi banalmente. No? E sempre una, un mio professore mi diceva che il fotografo deve essere un po' un tuttologo, no? cioè deve essere una figura che è, è interessata a in tanti aspetti, proprio perché è importante mantenere la percezione attiva. E anche qua io cerco sempre di, di far percepire ai miei studenti la necessità di, che loro intraprendano un percorso in terza superiore, che si portano poi fino alla quinta, di intraprendere un percorso dove questo bagaglio culturale cioè, inizia ad arricchirsi da lì. Eh, o comunque si è già arricchito, parte già con un arricchimento pregresso che magari è latente dentro di noi e poi pian piano viene fuori, forse un po' per come è stato anche per me no? però questo bagaglio serve, non è che lo, come dire, si apre, mettiamo dentro delle cose e lo chiudiamo è sempre aperto, quindi diventa sempre più un fardello che ci tiriamo dietro ma che poi ci permette di confrontarci con le varie situazioni quindi poi decidere quale tipo di linguaggio sviluppare piuttosto che decidere di fare il fotografo di studio, piuttosto che il fotoreporter o il fotografo di documentazione come, come piace a me. Non pensavo che si arrabbiasse allora adesso cosa sto facendo praticamente ho più o meno definito l'inquadratura e quindi a grandi linee adesso guardo più o meno se, se tutto insomma può, possa combaciare eh, preparo lo chassis e col telo vado sotto per fare poi la messa a fuoco con un lentino apposta no? per vedere eh, di fare una messa a fuoco accurata. No?